Ben ritrovati oggi in primo piano gli straordinari risultati del settore del turismo in Campania, in particolare a Napoli e nelle isole del Golfo. Ne parliamo con Giancarlo Carriero dell'Unione Industriale di Napoli, della sezione turismo che guida il raggruppamento territoriale dell'area Flegrea. Ben ritrovato Presidente, grazie come sempre. Buongiorno a lei e agli telespettatori collegati. Allora, lei Presidente è in prima linea chiaramente nel settore del turismo con il suo albergo della Regina Isabella, l'unico 5 stelle di lusso, lo ricordiamo, dell'isola di Ischia. Le chiedo subito intanto che stagione state vivendo. La stagione è sicuramente straordinaria e soprattutto se la guardiamo complessivamente, diciamo in maniera aggregata tra le varie isole, le zone turistiche costiere in generale e la città di Napoli. Soprattutto quest'ultima sta registrando dei risultati formidabili che non hanno riscontro, almeno nel passato recente, ma probabilmente anche andando molto molto più lontano nel tempo. Ecco Presidente, ci siamo lasciati alle spalle sicuramente anni difficili per il Covid e per i riflessi della guerra in Ucraina. Diciamo che adesso si è registrato soprattutto il ritorno degli stranieri. È questo aspetto che ha fatto registrare, secondo lei, una vera e propria svolta? Sicuramente, anche in mancanza dei dati ufficiali, ma la sensazione è questa, univoca da parte di tutti. C'è un incremento di stranieri straordinario e in modo particolare americani su tutti, ma anche europei, segnatamente tantissimi come aumento, importante l'aumento di francesi e spagnoli, ma anche da nazioni lontanissime come il Sud America e perfino l'Australia. L'unico segmento in drammatica diminuzione, praticamente azzerato, ahimè, sono i russi e da questo punto di vista tutti quanti speriamo solo in una rapida fine della guerra in Ucraina, non solo per la pace in sé, ma anche per le conseguenze positive sul turismo che ne avremmo. Ecco, per quanto riguarda Napoli si discute di come regolamentare i flussi turistici che sono quest'anno davvero da record. Qual è la sua idea? Davvero il capoluogo partenopeo rischia di diventare, diciamo in termini negativi, come Barcellona? Allora, il rischio c'è se continuiamo a lasciare i flussi assolutamente non gestiti come abbiamo fatto finora. Finora l'incremento del turismo è stato spontaneo. Nessuno lo ha gestito e il risultato è che è concentrato in certe zone della città e questo provoca in determinati momenti, in determinate giornate, la sensazione di sovraffollamento. Ma Napoli è lontanissima dalla saturazione. Le do questo dato. Il centro storico di Napoli, inteso come quello perimetrato dall'UNESCO, è 3 volte come dimensione, come estensione, il centro storico che lo stesso UNESCO ha stabilito per Firenze, 3 volte più grande. Il turismo, il numero di turismi, di turisti a Napoli sono la metà di quelli di Firenze. È vero che sono in aumento, quindi in questo momento probabilmente questo dato è un po' esagerato, ma comunque sono notevolmente meno di quelli di Firenze. Questo per far capire quanto ancora potrebbe aumentare il turismo nella nostra città. Qual è il problema? Il problema è che bisogna fare in modo che questo grande centro storico, grandissimo centro storico di Napoli, sia facilmente fruibile dai turisti. E allora, anzitutto, c'è un problema di trasporto pubblico locale enorme. E qui poi una pagina a parte, ahimè, meritano i tassisti. Purtroppo ci sono ancora degli episodi di alcuni tassisti, per fortuna non tutti, per fortuna la stragrande maggioranza sono correttissimi, bravissimi, ma purtroppo ci sono dei tassisti che danneggiano il turismo comportandosi male nei confronti dei turisti. Ma questa è una pagina a parte, lasciamola, l'ho voluto accennare perché mi sentivo di dirlo.
ma il problema in generale del trasporto pubblico locale è fondamentale. Adesso si sta cominciando a scoprire il quartiere della sanità. Fantastico, bellissimo. Peraltro il quartiere della sanità è molto vasto, quindi potrebbe assorbire una parte dei flussi turistici. Non c'è praticamente possibilità di arrivarci se non a piedi, nelle varie zone del quartiere della sanità. Ecco, non ne parliamo dell'area Flegrea. L'area Flegrea è un'altra area dalla potenzialità di assorbimento dei flussi turistici enorme. Chiunque di noi ha visto, ha avuto l'opportunità di vedere Rione Terra, ne è rimasto incantato per la sua bellezza. Ci sono delle linee ferroviarie, l'area Flegrea è anche ben collegata a Napoli, in teoria. In pratica, purtroppo, i treni sono ancora pochi, spesso sono molto mal ridotti. Insomma, c'è da lavorare moltissimo sul trasporto pubblico locale. Bisogna partire da lì per gestire meglio, anzi, per cominciare a gestire i flussi. Ecco, quella dei trasporti è chiaramente una pagina molto negativa per quanto riguarda il settore del turismo. Secondo lei, in cosa bisogna ancora migliorare per quanto riguarda il piano di accoglienza? Si discute sempre della carenza dei servizi, al di là dei trasporti, su cosa bisogna intervenire secondo lei? Innanzitutto il trasporto su ferro va totalmente migliorato, aumentato come numero di corse. Anche la linea 1, che è un po' la più moderna, il nostro fiore all'occhiello in questo momento, ha degli orari che sono assolutamente insufficienti, ma tutte quelle, prima parlavo della linea dell'area Flegrea, tutte le linee che vanno in quella direzione, ma pensi Napoli com'era ben posizionata nel passato con le linee tipo la metropolitana, la circumflegrea, la cumana, tutte, e dall'altro lato la circumvesuviana, tutte linee di un sistema regionale di trasporto su ferro modernissimo, ma purtroppo sono andate in decadenza, soprattutto sulla qualità dei treni, anche se adesso stanno cominciando ad arrivare quelli nuovi, ma questa è la direzione da percorrere, e sulla loro frequenza. Non si può pensare alle attese che abbiamo oggi. E poi c'è un altro capitolo. Se noi dobbiamo essere una località turistica che vive anche con il turismo, ci dobbiamo rendere conto che giornate come Pasquetta, il 2 giugno, il 6 gennaio, eccetera, 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 sono giornate di punta per il turismo, non sono giornate in cui possiamo avere la riduzione, se non l'azzeramento, del trasporto pubblico locale. Questo è un elemento fondamentale, se non si supera il quale non si riuscirà assolutamente a migliorare l'aspetto del trasporto pubblico locale. I servizi sono prevalentemente questi. Poi c'è l'aspetto del decoro della città, che ahimè è un altro aspetto che conosciamo tutti e su cui prima o poi, insomma, i risultati degli investimenti che si stanno facendo li vedremo, mi auguro presto. Ecco, Presidente, parliamo delle isole del Golfo, che sono le vere punte di diamante, possiamo dire, del turismo in Campania. Per Ischia, dopo la frana di Casamicciola, si temevano ripercussioni negative, soprattutto in termini di immagine, invece non è stato così. Qual è il suo bilancio di questa estate, insomma? Guardi, però, su Ischia il boom è un po' a macchia di leopardo, questo lo dicono in molti. Intanto, ahimè, la realtà di Casamicciola è quella che maggiormente ha subito le conseguenze della frana. Chissà, forse anche l'onda lunga di quella del terremoto di qualche anno fa. E quindi Casamicciola, questo veramente mi dispiace moltissimo per gli abitanti di quella zona, è veramente da un punto di vista di
rilancio dell'economia ancora all'inizio. Il commissario sta facendo molto, quindi mi auguro che rapidamente vedremo adesso dei risultati, ma questa stagione oramai è andata. Il resto dell'isola va meglio, però come dicevo prima un po' a macchia di leopardo. Qui probabilmente la Francia c'entra fino a un certo punto, anzi forse c'entra poco. C'è probabilmente una differenza tra alcuni soggetti che sono riusciti ad intercettare questo aumento di flussi turistici stranieri di cui parlavamo in generale, e allora abbiamo dei risultati in alcune realtà che sono di boom paragonabili agli altri, diciamo, della città di Napoli o delle altre località. Mentre ci sono altri che si sono negli ultimi anni, anche a causa del terremoto, di altre vicende che sono successe, si sono concentrati sui flussi locali degli italiani, e questi sono un po', paradossalmente, addirittura un po' in ribasso, perché anche gli italiani viaggiano e hanno ripreso ad andare all'estero, e quindi purtroppo quelli che hanno scelto negli ultimi anni l'isola, magari almeno in parte, sono venuti meno. Quindi l'isola di Ischia fa un po' eccezione al trend positivo. Invece l'isola che continua a mantenere risultati straordinari è Procida, che l'anno scorso ha veramente indovinato questa scelta di diventare capitale della cultura, perché le ha dato una visibilità e una personalità turistica dal punto di vista turistico che si intuiva sarebbe durata nel tempo, ed infatti così è. Continua ad andare benissimo anche quest'anno, e continua ad andare molto bene Capri e Sorrento, che non avendo avuto l'episodio che purtroppo ha colpito Ischia, stanno prendendo esclusivamente l'aspetto positivo del boom degli stranieri e non hanno contraltari negativi. Allora, Presidente, per chiudere questa nostra intervista, un'ultima valutazione rispetto alla notizia del giorno, lo stop al reddito di cittadinanza. Ecco, lei da imprenditore come giudica questo intervento del governo? Davvero questa misura condizionava anche il vostro settore alberghiero per quanto riguarda il reclutamento dei lavoratori stagionali? Sicuramente in parte sì. Da tempo, anche perché devo dire proprio sul campo, noi abbiamo visto che alcune interviste per opportunità lavorative presso il nostro albergo, ti assicuro, a livelli superiori rispetto al minimo di salario di cui si parla oggigiorno, lasciavano così, insomma, non venivano colte, perché poi abbiamo scoperto a posteriori la persona preferiva proseguire col reddito di cittadinanza. Era una legge che io non ho mai criticato, andava anche bene, però c'aveva una seconda parte, quella delle politiche attive, si ricordi, i famosi tutor, che non è mai decollata, e senza quella parte di legge è rimasta un aiuto, una cosa tronca, e non è servito a nulla, è stato un negativo. Forse devo anche dire che è stata anche demonizzata eccessivamente. Mi spiego, che ci sia stata una difficoltà nel trovare il personale, soprattutto quello stagionale, è un dato di fatto. Anche noi in albergo tuttora siamo sotto organico, per cui purtroppo alcune persone sono soggette a un super lavoro. E, insomma, il problema del trovare l'organico quest'anno è stato generalizzato, e in modo particolare nei luoghi di turismo stagionale. Però è anche vero che adesso bisogna vedere sulla base dei risultati, cioè se c'è un aumento così importante del turismo in tutta l'area, è chiaro
che c'è una maggiore ricerca del personale, soprattutto quello qualificato nel settore del turismo. E quindi noi abbiamo invece assolutamente, no, non si tratta solo di abolire il reddito di cittadinanza, ma dobbiamo andare di nuovo nella formazione, nel campo della formazione, e crearci le nuove classi lavoratrici che occorrono per le nuove strutture turistiche che si stanno aprendo grazie a questo fenomeno. Perché certo, questo fenomeno fortunatamente continuerà, lo dicono tutti gli indicatori, e quindi abbiamo una necessità stabile di incremento del personale nel settore turistico. Bene, una questione dunque che resta aperta nel settore del turismo. Grazie a Giancarlo Carriero dell'Unione Industriale di Napoli per questa intervista. Naturalmente le auguriamo una buona estate. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti quanti e buona estate a tutti. Grazie. Allora, abbiamo concluso. In regia per noi Aldo Fenizia. Grazie a voi che ci avete seguito. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Punto di Vista. Arrivederci.